Io inizierei il video di questo TCL Plex con il display e più che altro con la NXT Vision, ovvero una tecnologia che grazie alla combinazione tra l'hardware e il software, diciamo che farà risultare le immagini mostrate sul display ancora più vivide e con dei colori ancora migliori, con un contrasto migliore, quasi come fosse sempre con l'HDR. Questo perché hanno cercato di portare la propria tecnologia che abbiamo visto sui televisori di TCL anche su smartphone. Come vi dicevo, abbiamo un display da 6.53 pollici di diagonale con risoluzione Full HD Plus. Come potrete notare, qui nella parte alta abbiamo il dock, per come lo chiamano qui, ovvero il forellino in alto a sinistra con la fotocamera da 24 megapixel. Non abbiamo un display AMOLED ma è IPS, infatti anche per questo abbiamo il sensore di impronte digitali posto sulla parte posteriore. Posteriormente notate questa back cover cangiante dall'effetto veramente molto particolare, assieme a tre camere. Infatti abbiamo tre sensori: il principale è da 48 megapixel, il classico Sony che abbiamo già avuto modo di vedere su altri smartphone di fascia media, abbiamo poi un sensore da 16 megapixel grandangolare, e mentre l'altro è da 2 megapixel utilizzato per la profondità di campo. Andiamo a vedere altre specifiche tecniche, perché al suo interno abbiamo anche un Qualcomm Snapdragon 675, quindi non parliamo di un top di gamma ma un medio di gamma, visto che anche il prezzo è di 329 euro. Rimanendo sempre sull'hardware, questo dispositivo possiede 6 GB di RAM e 128 GB di memoria interna, mentre per quanto riguarda l'hardware, il software, questo è una versione di Android ovviamente personalizzata dal produttore. Infatti abbiamo un'interfaccia che non è per nulla male, almeno in questo momento sembra essere leggermente buggata, ma questo è normale perché è un dispositivo, un sample insomma di prova messo qui nello stand, però dicevo, è personalizzata dal produttore, non sembra affatto male, perché ci hanno fatto vedere durante la presentazione alcune animazioni e alcune piccole chicche che veramente lo rendono un dispositivo interessante. Ovviamente Android è il 9.0. abbiamo le patch di sicurezza aggiornate al 5 settembre, insomma nient'altro da aggiungere. Anzi, vi volevo dire poi qualcos'altro riguardo la fotocamera, perché all'interno del software dell'applicazione abbiamo anche diverse modalità, come per esempio la light trace, oppure la modalità con diciamo ultra definita perché sfrutta i 48 megapixel e così via. Inoltre abbiamo anche lo slow motion a 960 fps. Parliamo anche della batteria, perché al suo interno abbiamo una batteria da 3820 mAh. Per il resto vi mostro un pochino lo smartphone, se la luce mi aiuta. In questi casi, ragazzi, l'illuminazione è sempre pessima. Comunque, le fotocamere con doppio flash posteriore, sensore di impronte digitali, superiormente abbiamo anche il mini jack, microfono sulla parte sinistra, invece abbiamo il tasto power con il bilanciere del volume, inferiormente ingresso Type-C e nulla, questo è quanto. Insomma ragazzi, per questo video è veramente tutto, io vi ricordo di rimanere sintonizzati, inoltre qui sotto trovate il link all'articolo completo. Come se non bastasse, vi ricordo che il soggiorno ad IFA è stato realizzato in collaborazione e grazie a Banggood, quindi mi raccomando, rimanete sintonizzati su Instagram, sulle nostre stories, perché insomma vi faremo vedere ogni giorno, ogni sera, dei prodotti diversi e daremo anche vari coupon. Quindi ciao a tutti da Leonardo per JitsChina.it.